tutti con gli occhi all'insù, giratevi alle vostre spalle. Stanno arrivando i piloti delle Frecce Tricolori, in mani verso l'alto. Questa è la pattuglia acrobatica nazionale. All'ora 10 velivoli ora in volo rovescio a 1500 metri di quota. Questa è la configurazione a triangolone, la chiamiamo così in termine tecnico. Ora il capo formazione ha dato l'ordine per virare leggermente a destra. Non perdete di vista i 10 velivoli, vedrete tra qualche istante che cambiano lentamente configurazione. Una nuova configurazione che da triangolo o triangolone passa e si trasforma lentamente a diamante. Ed è anche la configurazione che ci consentirà di prendere i giusti riferimenti per la nostra macchina fotografica. Quindi cominciamo a conoscere i piloti che stanno volando in questo momento in volo. Di fronte a voi il velivolo più avanzato che vedete, cioè quello più avanti rispetto a tutto il gruppo, è il leader della formazione, il maggiore Jens Langen, nome, cognome, straniero di origine olandese ma romano di nascita. Lui è il leader della pattuglia acrobatica nazionale, con i fumi bianchi sale su verso l'alto e subito dietro di lui, incastrato all'interno di tutta la formazione, c'è il leader della seconda sezione Marco Zoppitelli. Inizia ora l'apertura della sua formazione, si separano i 9 velivoli. L'ultimo che dovrete seguire con la macchina fotografica è proprio il solista delle Frecce Tricolori, che è Fabio Capodanno, che si allontana verso il largo. Quindi adesso trasformatevi nel comandante delle Frecce Tricolori, guardate alla vostra sinistra, cercate i 5 velivoli, sono in formazione, guardate alla vostra destra, seconda sezione in arrivo, macchina fotografica al centro, foto ora! Queste sono le parole d'ordine di questi 25 minuti di volo. Occhi a destra per le due sezioni che ricongiungono, ma tutto alla vostra sinistra che punta verso il centro. Arriva in qualche istante per un donno in quattro tempi. Tirata coltello per lui, lascia spazio alla formazione. Quindi guardate verso la spalla destra, immaginate nel cielo di Fano una gigantesca botte e con le Frecce Tricolori entrate all'interno di questa botte e volate tutti i confini fino a portarvi in testa in giù a guardare il pubblico qui a Fano a 750 metri sopra il livello del mare. Via la rotazione, tutto alla vostra sinistra, in allontanamento la formazione di 9 velivoli. Avete imparato, formazione a sinistra, solista, tutto alla vostra destra. Volo rovescio, fumi bianchi, un tonno esattamente al centro, e adesso un pull-up negativo. 3,5 G negativi che sottopongono pilota aeroplano a forze inapplicabili. Salgono su verso l'alto le Frecce Tricolori, seguiamo la formazione del numero 1, cioè i 5 velivoli che vedete leggermente più bassi nella manovra, sono anche i 2 gregari che sono alla sinistra e alla destra del capo formazione, proprio vicini a lui sono il capitano Mirko Caffelli, il numero 2 delle Frecce Tricolori, e alla sua destra c'è il capitano Fabio Martin in allontanamento in questo momento, si lasciano raggiungere dalla seconda sezione, anche perché c'è un'altra sorpresa da parte del
del solista. Disegna i 3 km di pista con 5 rotazioni sull'asse. Stefano Centioni, uno di questi due piloti, ha proprio la madre di questa zona e di Porto Recanati, vola sul suo mare e ruota insieme al capitano Gaetano Farina per spostarsi dietro alla seconda sezione. Vola insieme al numero 6 delle Frecce Tricolori, salgono tutti i piloti verso l'alto, cambiano la loro configurazione in volo. Immaginate il volo della pattuglia, lo abbiamo visto arrivare a Diamante, provate adesso a guardarli in aria e riconoscete la prossima configurazione, la vedrete ora, sono a formazione a Calice. Sì. Formazione alla vostra sinistra. Solista tutto alla vostra destra, che tra qualche istante ci presenta la manovra probabilmente più difficile. Via per il tonno a cigno, sentite. Il pilota rilascia, riduce la pressione sui comandi, si porta in volo rovescio, quota e velocità. Lentamente Jens Langen parla ai suoi gregari, 2700 piedi, 210 nodi, siamo a 750 metri sopra il livello del mare, 420 km orari, accelerano adesso in allontanamento, sentite anche il suono del motore, tutti con gli occhi a ore 11. Fumi bianchi per lui in questa virata Snyder negativa. Ancora una volta 3,5 G negativi che letteralmente lo spingono fuori dall'MD 339. Fermatevi un attimo, guardate i colori di questa manovra, guardate il nostro mare, il blu, e guardate il nostro tricolore, verde, bianco, rosso, salite in alto con le Frecce Tricolori, sentite la voce del capo formazione, ora! Velocissimo, il capo formazione parla ai propri gregari, si portano in volo a Diamante sopra la zona di questo tonno, di questo looping, dal basso sale il solista, innesca l'apertura delle due sezioni per la manovra della Arizona. Muovete la spiaggia di Fano, ora! E adesso preparate a farvi sentire, pronti, via! Al centro, ancora, con il solista. Tutto super lui, 600 km orari, motore al 100%, e guardate, si lascia quasi cullare dai suoi fumi. Questa è la scampanata del solista delle Frecce Tricolori. Giù che scende puntando il centro, quasi cullato dai suoi fumi, fatemi sentire ancora una volta, e lui il solista delle Frecce Tricolori. Ma non c'è tempo per guardare in alto, al centro la seconda sezione disegna un enorme bersaglio e tutto da sinistra arriva il capo formazione con i suoi cinque velivoli. Questo è il simbolo della caccia militare che ad onore della provenienza di tutti i piloti militari che provengono appunto dai reparti caccia abbiamo voluto disegnare su questo meraviglioso mare di Fano. E mentre la formazione si allontana a destra, 330 nodi per lui, oltre 650 km orari, tutto solo per il solista, due rotazioni sull'asse per una spettacolare manovra, accompagnate ora, ancora un minuto e poi silenzio. Motore al minimo, questo è l'Onzovac del capitano Fabio Capodanno. Al capo formazione Mirko Caffelli e Fabio Martin che ruotano nel cielo in questo istante, poi guardate gli altri esterni che si riportano nella posizione originaria, seguite dietro la seconda sezione in avvicinamento al centro della zona di volo.
salite su verso l'alto, arrampicatevi nel cielo, immaginatevi a bordo con gli uomini della pattuglia acrobatica nazionale 1500 metri, alzate la quota, state guardando il mare di Fano in volo rovescio ed eseguite sopra la vostra testa l'apertura della bomba! A destra il solista! E mare per l'incrocio che secondo me è quello più spettacolare che vi lascerà senza fiato. 5 velivoli a sinistra, 4 a destra, pronti per l'incrocio della bomba! Un tonno un po' particolare. Guardate, luci accese per lui, carrello estratto e configurazione d'atterraggio con un velivolo che ha delle prestazioni eccezionali anche a una velocità poco inferiore ai 300 km orari. E dopo il tonno un intero looping con la configurazione d'atterraggio. Ancora giù e disegna nel cielo di Fano questo gigantesco looping nell'azzurro del cielo. Dall'altro. Allora prendete la macchina fotografica, puntatela sui piloti, zoom al massimo sul numero 4 e il numero 5, i due gregari esterni, pronti a scattare la foto alle frecce tricolori. Attenzione, ora! Solista! Formazione dei 9 aeroplani ravvicinati in allontanamento, ma guardate a sinistra, una luce accesa, quindi il solista ancora il 9. Un meraviglioso serpentone bianco con il si è cambiata con una grossa configurazione ad ala. Poi guardate alla vostra destra, in alto c'è il solista della pattuglia acrobatica nazionale, ne sentite ancora il suono del motore, rimane vicino a noi, quindi ci sta per regalare un'altra sorpresa. E adesso di nuovo con gli occhi sulle frecce tricolori, ascoltate, se volete cantate con noi assieme al nostro maestro Luciano Pavarotti questa che è la parte finale del volo delle frecce tricolori. Forza, cantate con noi! Durante tutta l'estate e lungo tutte le spiagge del nostro paese. Il sito di riferimento per questo tipo di attività, cioè per scegliere dove andare a vedere le frecce tricolori, è www.aeronautica.difesa.it, è il portale ufficiale dell'aeronautica militare, lì troverete il nostro programma ufficiale. Per noi l'appuntamento è per il prossimo fine settimana sulle spiagge di Palermo, quindi nella nostra bellissima Sicilia.
ma venite a trovarci anche sul sito e prenderete dimestichezza e familiarità con il mondo dell'aeronautica militare, il mondo azzurro. Per noi questo pomeriggio è tutto, ricediamo la parola molto volentieri al generale Da Forno.